Ma sinceramente dispiace molto vedere che non si è potuto raggiungere l'intesa rispetto a quello che in qualche modo si era messo in campo, ma soprattutto rispetto all'aspetto tecnico che il collega Foti ha voluto ribadire con grande chiarezza sull'articolo 122. Io credo che sia veramente un'occasione persa rispetto alla problematica che vede tanti comuni impegnati, che vede in qualche modo delle richieste legittime e certamente costituzionali rispetto all'impianto che la maggioranza ha già messo in campo, che probabilmente invece forse andrebbe rivisto in più parti. E noi ancora qui ovviamente a portare avanti le nostre tesi con la convinzione che rimodulare questo testo per i punti che abbiamo più volte citato, più volte spiegato, più volte messo in campo possa essere per questa maggioranza l'opportunità di non fare un ulteriore decreto che sia solo fatto di problemi. Onorevole Frassinetti. Grazie Presidente. Prima di entrare nel merito dell'intervento mi chiedo come mai non sia presente il Ministro per gli Affari Regionali Boccia. Sarebbe importante averlo qui perché lui è il ministro competente. Quindi Fratelli d'Italia chiede che il ministro Boccia raggiunga l'aula per poter interloquire su queste questioni. Entrando nel merito, io penso che il collega Foti abbia dato dell'articolo 122 della Costituzione, che pone la riserva di legge regionale in materia di elezioni, lo abbia spiegato in maniera molto chiara. È un articolo che prevede che ci sia, naturalmente parla di incompatibilità dei consigli regionali, però per quanto riguarda la fase procedurale non sarebbe un infrangere la Costituzione poter entrare nel merito di questa fase, che è completamente diversa da quella che la norma invece descrive nella sua essenzialità nella prima parte. Quindi insistiamo per chiamare il ministro Boccia in questa sede e rivendichiamo la possibilità di trattare l'articolo 122 sotto questo aspetto giuridico. Onorevole Bucalo. Presidente, apprendiamo con grande delusione che questa maggioranza resta ancorata alle sue posizioni, quindi rifiuta un possibile incontro per trovare una soluzione condivisa da tutti e tutelare gli interessi di tutti e soprattutto permettere una campagna elettorale equilibrata. Grazie. Onorevole Caretta. Sì, grazie Presidente. Beh, ho ancora modo di sottolineare come questa maggioranza sia estremamente sorda alle richieste legittime che arrivano dai cittadini, dal territorio. Nello specifico voglio entrare nel comune di Castelli, che è famoso per la sua ceramica, è famoso per il suo museo della ceramica, è meta di tanti turisti. Una delle entrate ovviamente è proprio quella che arriva dalle attività del turismo, che purtroppo quest'anno a causa dell'emergenza Covid è mancato. Un turismo che inizierà con forte ritardo ed è proprio per tutelare il settore del turismo che con l'emendamento Prisco Donzelli chiediamo ancora una volta di posticipare le elezioni. Il posticipo delle elezioni garantirà il tempo per una campagna elettorale e senza penalizzare così le attività del turismo. Ma mi sembra che questa maggioranza sia completamente indifferente alle necessità dei nostri cittadini e alle necessità del nostro Paese. Onorevole Ciaburro. Grazie Presidente. Come ha già detto la collega Frassinetti, mi interrogo davvero sul perché ci sia questa totale mancanza di interesse da parte del ministro Boccia ad essere qua con noi oggi a cercare di trovare una soluzione nell'interesse di tutti i cittadini che possibilmente vorrebbero essere coinvolti nella vita elettorale del proprio paese.
coinvolti con partecipazione, con una campagna elettorale equilibrata, consapevole, ma soprattutto perché si voglia dare uno schiaffo a quelle che sono le richieste di tutti gli imprenditori del mondo turistico. Ecco, come diceva bene anche la collega Caretta, Castelli è una cittadina che vive di artigianato legato alla ceramica e che lega in qualche modo anche me, la provincia di Cuneo, una collezione di fischietti in terracotta, per cui ci si muove anche per questo tipo di turismo. Perché non ascoltate delle esigenze e dei bisogni dei nostri concittadini? Onorevole Garantino. Grazie Presidente. Presidente, il tema è sempre lo stesso. Una richiesta semplice di Fratelli d'Italia di cambiare la data delle elezioni. Adesso parliamo del Comune di Castelli, anche questo comune che rientra nel circuito dei borghi più belli d'Italia. Anche questo comune che rappresenta quelle realtà territoriali che vivono soprattutto di turismo. E ovviamente c'è anche il tema della scuola che, come ben sappiamo, è già rientrata in modalità pausa e non vogliamo certamente mettere in difficoltà i docenti, i genitori, i dirigenti, gli alunni, già dai primi giorni del nuovo anno scolastico. Grazie. Onorevole Bignami. Grazie Presidente. Io ne approfitto della presenza sia del sottosegretario Variati che del ministro D'Incà, a cui mi permetto di rivolgere la richiesta già formulata anche dal nostro Presidente Lollobrigida, ovvero che il ministro Boccia, che ci duole rilevare e evidenziare, è rimasto del tutto assente durante questa discussione, benché siano state evocate più e più volte un presunto accordo con le regioni stesse. Al contempo ieri abbiamo potuto leggere dei batti di agenzia che ribadiscono come invece il presidente Bonaccini si sia definito addirittura un po' innervosito per la vicenda, un po' arrabbiato perché non vi era stata una indicazione concorde rispetto all'individuazione della data. Quindi, senza voler togliere nulla al sottosegretario Variati e al ministro D'Incà, chiederemo intanto se il sottosegretario gentilmente ci può dire qualcosa a riguardo e poi se è possibile sollecitare nuovamente, come ha già fatto il nostro capogruppo Lollobrigida, la presenza del ministro Boccia, che ci spiegasse quindi da dove deriva questa individuazione di una data condivisa, visto che appunto il presidente della conferenza Stato-Regioni Stefano Bonaccini, che non credo essere dello schieramento di centrodestra, ha chiaramente detto che è una scelta non condivisa con le regioni. Onorevole Lucaselli. Grazie Presidente. Noi continuiamo a credere che ci sia la possibilità, ci sia soprattutto la voglia di capire che questa discussione in aula la portiamo avanti convintamente e lo facciamo perché riteniamo che i termini stabiliti da questo decreto per portare gli elettori al voto non siano termini corretti né da un punto di vista temporale né per ciò che concerne il rispetto delle normative vigenti. Allora, vedete, noi continuiamo a sostenere che il modo migliore per portare gli elettori al voto in questa tornata elettorale particolarmente complessa, tra l'altro nuova, perché nuove saranno anche le modalità che ci porteranno al voto e quindi che porteranno i cittadini ad esprimere la propria preferenza. Ebbene, noi siamo assolutamente convinti che il modo migliore per poter fare questo sia quello di posticipare la data delle elezioni, e lo facciamo soprattutto perché riteniamo che ad oggi gli strumenti e i luoghi deputati ad essere utilizzati per le elezioni non siano rispondenti alle normative vigenti. Grazie. Onorevole Bellucci. Grazie Presidente. L'onorevole Sisto prima e l'onorevole Foti dopo, in maniera sapiente, in punta di tecnica, hanno illustrato alla maggioranza come le motivazioni anticostituzionali che vengono addotte sono assolutamente inesatte. Probabilmente bisogna smetterla di utilizzare la Costituzione e piegarla a proprio piacimento. Se di misura straordinaria si tratta,
di intervento straordinario si deve parlare e questo decreto legislativo quindi lo deve prendere in considerazione. E siccome la nostra discussione si sta inchiodando, incagliando su materie anche regionali, e allora continuiamo a chiedervi convintamente di chiedere al ministro Boccia di essere qui con noi, di poterci chiarire quella confusione rispetto al dialogo con Bonaccini che evidentemente non ha portato ad una visione comune e che è stato smentito dallo stesso Bonaccini pubblicamente. Aspettiamo quindi qui che il ministro Boccia ci possa chiarire e fare lumi. Onorevole Trancassini. Sì, grazie Presidente. Io mi permetto di dissentire dalle considerazioni dell'onorevole Ceccanti perché credo nella politica e penso che ci siano sempre, debbano essere sempre margini. La politica ci ha insegnato che c'è la possibilità di trovare delle soluzioni anche quando queste soluzioni possono sembrare lontane, impensabili. Io credo che soprattutto questo momento storico che stiamo, questo momento storico e questo recente passato ci possono insegnare che appunto la politica può arrivare dove è impensabile. Lo dice questo governo, cioè il fatto che avete superato tonnellate di palate di fango che vi siete buttati addosso negli ultimi anni, tanto per ricollegarmi alla solidarietà di questa mattina al ministro Di Maio, che ovviamente faccio anch'io. Beh, un governo che riesce a mettere insieme tutti gli insulti che vi siete detti, io non credo che non ha la capacità di risolvere una questione come questa. Grazie. Onorevole Acquaroli. Grazie Presidente. È di tutta evidenza che con il non raggiungimento dell'accordo si continua nel evidenziare i rischi e i pericoli che sono connessi con lo svolgimento delle elezioni nella seconda metà del mese di settembre, senza occuparsi per niente, preoccuparsi per niente di tutti quelli che sono i risvolti, sia dal punto di vista burocratico che dal punto di vista politico che dal punto di vista economico. Burocratico perché tutti gli adempimenti che gravano per la presentazione delle liste, necessari alla presentazione delle liste da sindaco e candidato presidente della regione, sono e coincidono col periodo più importante dal punto di vista economico e turistico. E poi i risvolti che non sono appunto solo quelli dal punto di vista burocratico ma politico, perché svolgere le elezioni in quel periodo significa non garantire la più ampia partecipazione ai lavori politici, ai cittadini, a tutte quelle che sono le realtà che dovrebbero invece credere, soprattutto in un momento come quello attuale, nella possibilità che la politica possa dare delle risposte serie e concrete. Grazie Presidente. Colleghi, vi ricordo che anche all'interno delle tribune è obbligatorio indossare la mascherina. Onorevole Varchi, prego. Aspetti, onorevole Varchi, non la sentiamo? Riprovi? No. Ci siamo, grazie Presidente. Io intervengo ancora una volta auspicando che il sensibile sforzo fatto dal ministro D'Incà, che da molte ore ormai è in aula e resiste alla tentazione di porre la fiducia su questo provvedimento, come invece ha fatto sistematicamente finora su tutti gli altri, possa essere un buon viatico per la soluzione di questo problema, attesa la volontà finora soltanto labiale manifestata dalla maggioranza di accogliere le osservazioni definite non peregrine, non prive di pregio nel corso dei contatti con la stampa. Ecco, noi chiediamo sommessamente che a queste valutazioni condivise con gli organi di stampa si aggiunga una concreta azione in aula. Le nostre sono richieste che
ascoltano le istanze del mondo del turismo, del mondo della scuola, ascoltano la logica e il buonsenso di chi da decenni è impegnato nella propria militanza politica con un contatto continuo e costante con il territorio. Grazie. Se nessun altro chiede di intervenire,